Se voi a casa vostra avete la sensazione che ogni tanto sentite odore da un lavandino e avete già magari pulito il sifone e sembra tutto a posto, però l'odore si sente sempre, dovete pulire magari solo la piletta. In questo video vi faccio vedere come si fa a pulire sia la piletta e anche un sifone di questo tipo. Per smontare il sifone non serve nessun attrezzo, io metto sotto un contenitore di gomma per non sporcare le piastrelle. Prima cominciamo a togliere sopra il sifone e tante volte appena tolto qua si vede già il problema. Qui invece sembra tutto a posto, lo tiro fuori dalla parete. E lo svuotiamo. Svuotiamo il sifone e vi dico, anche se sembra pulito, dentro sicuramente è sporco. Adesso possiamo smontarlo del tutto, svitando questo dado qua, ci arriva sul pezzo. E poi, come si vede dentro, c'è il pezzo che fa praticamente da sifone, quello dobbiamo smontarlo. Quello si fa con un cacciavite piatto piccolo, si spingono dentro queste alette che ci sono da tutte e due parti, anche qui, e poi col cacciavite prendiamo qui sopra e tiriamo su tutto il sifone. Adesso ci viene su tutto il pezzo e adesso vediamo perché c'è quell'odore dentro. Adesso appunto si vede tutto quello che c'è dentro nel sifone che può sentirsi. Adesso lavo e pulisco tutto il sifone e dopo puliamo anche la piletta del lavandino. Adesso possiamo cominciare a smontare la piletta. Prima dobbiamo togliere il pezzo del saltello. Adesso tiriamo sul tappo e poi possiamo smollare tutta la piletta. Adesso la piletta la prendiamo e sopra, se c'è bisogno, teniamo contro con un cacciavite e smuoviamo la piletta. Qui non sembra così sporco, naturalmente puliamo anche questo, ma io penso che il problema è tra il troppo pieno e la piletta, perché lo sporco si ferma tutto qui, ma quello guardiamo di sopra. Spingendo pian piano di sotto la piletta viene su e adesso vediamo tutto lo sporco che c'è intorno e tutto quello che ci fa odore. In più vi faccio vedere da vicino, praticamente qui abbiamo tutto lo sporco fermo, che si Adesso, dopo ferma aver intorno pulito, alla come vedete, sembra piletta. Tutto tutto quello è nuovo da pulire e bene. anche qui nel lavandino ho pulito tutto intorno. Adesso si può montare tutto. Prima va messo il pezzo sopra della piletta con la guarnizione questa di spugna. Dopo vi faccio il link per i prodotti. Sotto c'è il pezzo con la sua guarnizione.
e adesso praticamente da sotto avvitiamo su tutta la piletta e la stringiamo senza nessun attrezzo. Basta stringere tutto a mano. Alla fine la giriamo giusta verso il pezzo che dobbiamo collegare. Se possibile, il buco dentro nella piletta lo giriamo verso il troppo pieno. Adesso mettiamo insieme il sifone, metto un po' di sapone sulla guarnizione così scivola meglio dentro. La innestiamo dentro come era prima e lei si aggancia con le alette dentro nel pezzo cromato. Adesso il pezzo in piedi con le sue guarnizioni, una di plastica e una di gomma, le mettiamo su e possiamo mettere insieme tutto il pezzo. Mettiamo dentro nella parete anche la sua guarnizione e anche qua mettiamo un po' di sapone, così ci scivola meglio dentro. Spingiamo dentro il sifone finché siamo dritti con la piletta. Mettiamo la sua guarnizione di gomma e stringiamo tutto a mano. Praticamente avete visto, ci serve solo un cacciavite per tirar via il pezzo del saltello. Tutto il resto si fa a mano. Adesso guardiamo che sia dritto e stringiamo il dado sotto. Pulisco e asciugo il sifone prima di provarlo con l'acqua. Ci manca il collegamento del saltello, come avete visto anche qua è solo una vite, solo per quello ci serve il cacciavite. Colleghiamo tutto e proviamo se va su e giù. Funziona tutto bene. Posso riempire l'acqua e fare la prova se mi tiene tutto il sifone. Faccio pieno il lavandino e poi mollo tutto insieme. Spero che anche voi a casa vostra con questo video riuscite a sistemare i vostri piccoli problemi nel bagno. Grazie per avermi seguito.